Sei in ascolto di RDA Radio 1 Circuito Spreaker, dal tuo motore di ricerca. Puoi trovarci con un solo clic sul tuo PC, digitando www.spreaker.com/user/Roberto De Angelis. Musica, attualità e molto di più. RDA Radio 1 Circuito Spreaker, la tua radio web. Un saluto a tutti gli ascoltatori, sono Lorenzo Colangeli e come tutti i venerdì parliamo di rugby. Allora, iniziamo subito con la Nazionale Azzurra Femminile, che inizierà il suo torneo del Sei Nazioni sabato 10 alle ore 15 in diretta su Eurosport 2, scontrandosi contro la Nazionale Inglese per la prima giornata del torneo. Il torneo quest'anno è un torneo un po', diciamo, differente dagli ultimi anni, in quanto per le problematiche della diffusione del Covid è stato ridotto a livello temporale, creando due gironi da tre di queste sei squadre, facendo un girone italiana e arrivando poi a delle fasi conclusive di finali con le prime classificate nei gironi, rispettivi gironi. Il torneo è iniziato la scorsa settimana e ha visto nel girone A, dove l'Italia si troverà con l'Inghilterra e la Scozia, la partita tra Inghilterra e Scozia è terminata 52-10 per l'Inghilterra. La nazionale inglese è molto forte, sicuramente forse la più quotata per arrivare alla vittoria finale, ha vinto molto facilmente contro la nazionale scozzese. Ora la nazionale italiana sfiderà la nazionale inglese a Parma il sabato 10 alle ore 15 per questo nuovo torneo. Nell'altro girone invece la Francia, il Galles e l'Irlanda ha visto la partita iniziale tra la Francia e il Galles vincere la nazionale francese per 53-0. La nazionale azzurra, come ho detto la scorsa settimana, purtroppo non sta, cioè le nostre atlete non stanno gareggiando, non stanno giocando, perché il campionato italiano femminile è fermo sempre per il discorso della diffusione del Covid, dell'infezione del Covid. Quindi la nazionale si sta preparando da diversi mesi con dei raduni e in questo momento è in raduno fisso a Parma per organizzare, per preparare questa partita. Indubbiamente le prospettive non sono, diciamo, buone, perché questa gara la vede abbastanza in difficoltà contro una nazionale inglese, come ho detto prima, molto molto più forte. Però i nostri azzurri si stanno preparando e si spera che si possa vedere una buona partita e che si possa di nuovo almeno far rivedere questo gioco femminile della nazionale azzurra ai nostri appassionati. Detto questo, ora parliamo invece della franchigia italiana, delle due franchigie italiane che hanno giocato gli ottavi di finale dell'Europa Challenge Cup disputata la scorsa settimana. E abbiamo avuto purtroppo una vittoria e una sconfitta. La vittoria invece di Treviso, che già, diciamo, era abbastanza, diciamo, potenzialmente poteva essere aspettata, ha visto il Treviso vincere contro i francesi dell'Aigen in una partita un pochino chiaroscuro, una gara partita un pochino in rallentatore, che però è poi stata ripresa da giocatori di Treviso che l'hanno praticamente vista vincere e consentirgli di passare il turno. La franchigia di Treviso, come ho detto le altre volte, alla sua seconda vittoria in questa stagione, in questo anno, perché solamente in questo Challenge Europa Cup è riuscita a vincere sia a Parigi contro il Paris Saint-Germain, Paris Saint-Denis, e questa volta contro l'Aigen. Ora l'aspetta un quarto di finale molto duro, molto difficile, con un'altra francese, la squadra del Montpellier, che sulla carta indubbiamente è molto più forte di Treviso. Speriamo bene, perché comunque, diciamo, Treviso ha dimostrato in certi momenti della gara contro l'Aigen di avere delle grosse potenzialità. Il roster è buono, i giocatori sono buoni, si sono tornati parecchi giocatori che facevano parte del gruppo della nazionale azzurra e quindi le prospettive potrebbero essere anche buone. La partita potrà essere vista sui
canali di Sky, sempre il 10 aprile alle ore 21. L'altra gara invece purtroppo ha visto le nostre, la franchigia italiana delle zebre, purtroppo perdere di pochissimo, una gara che aveva comunque gestito abbastanza bene, andando subito in vantaggio con 2-0, creando molto gioco e recuperando anche in una situazione di difficoltà, andando ancora avanti facendo la terza meta. Dopodiché le zebre purtroppo non hanno avuto il coraggio, forse secondo me non hanno avuto la forza anche dal punto di vista disciplinare di contenere un gioco molto più forte, più rude degli inglesi del BAT, molto più esperto molto abilmente, che hanno rovesciato la partita e hanno purtroppo portato a loro favore il risultato della gara, consentendo di passare il turno e di andare a giocare i quarti di finale. Sei in ascolto di RDA Radio 1, circuito Spreaker, dal tuo motore di ricerca. Puoi trovarci con un solo clic sul tuo PC, digitando www.spreaker.com/user/Roberto De Angelis. Musica, attualità e molto di più. RDA Radio 1, circuito Spreaker, la tua radio web. Un peccato perché fino a 5 minuti da fine e le zebre erano in vantaggio, erano agganciate al risultato con un punto di distanza. Ora andiamo invece a parlare del campionato italiano top 10, che dopo la settimana scorsa che ha visto recuperare 3 gare, di cui poi purtroppo una non è stata giocata sempre per problematiche legate all'infezione del Covid, rivede praticamente la giornata di campionato completa. Fino adesso non ci sono partite che sono state ufficialmente cancellate. Le partite si giocano sempre sabato 10. Inizierà alle ore 14:30 il Rovigo che sfiderà il Lions Piacenza. Le partite a seguire alle ore 15 saranno la Lazio contro il Calvisano, il Diadana contro il Colorno, il Valo Rugby Reggio Emilia contro il Fiamme Oro e il Mogliano contro un derby fra il Mogliano e il Redarca Padova. Da sottolineare l'esordio di un arbitro femminile in questo torneo che arbitrerà la partita tra Diadana e Colorno. Per quanto riguarda questo torneo, ormai è definitivamente delineato le 4 squadre che arriveranno a disputarsi i playoff per la conquista dello scudetto. Le quattro squadre sono diciamo Rovigo, Calvisano, Valo Rugby e Padova, però ancora non sappiamo bene la loro posizione, quindi per definire bene le due semifinali che dovranno essere poi disputate. Ritorno a parlare del rugby di base, ritorno a parlare del rugby non giocato, purtroppo brutta parola questa, perché tutto quello che ho detto adesso è il rugby giocato che si può vedere e che si può seguire, mentre tutto il resto del rugby d'Italia ancora purtroppo è bloccato, è fermo per questa maledetta infezione, questo maledetto virus. Però come ho detto l'altra settimana, la Federazione Italiana Rugby ha emanato dei protocolli per cominciare e per iniziare le attività di rugby di base, ovviamente sempre legate a contesti agonistici, quindi purtroppo non legati al mini rugby, ma soprattutto legate a diciamo le attività agonistiche, dove i comitati regionali potranno organizzare con diciamo applicando i protocolli, ma soprattutto le società dovranno applicare questi protocolli che prevedono dei tamponi periodici settimanali e delle organizzazioni diciamo di tornei o di incontri ovviamente legati a livello di livello. Questo ancora non è ufficiale, i comitati regionali ancora non hanno emanato, non hanno organizzato diciamo queste attività. Sarà poi per mia premura poi comunicarvi eventualmente se qualche comitato regionale inizierà qualche attività e comunicare come verranno organizzate e verranno fatte.
Sei in ascolto di RDA Radio 1, circuito Spreaker, dal tuo motore di ricerca. Puoi trovarci con un solo clic sul tuo PC, digitando www.spreaker.com/user/Roberto De Angelis. Musica, attualità e molto di più. RDA Radio 1, circuito Spreaker, la tua radio web. Allora, rinnovo tutti quanti l'invito a seguire il rugby italiano. Ripeto, la nazionale azzurra femminile che inizia il nostro torneo per 6 nazioni, quindi ore 15 su Eurosport 2, nazionale italiana, Italia-Inghilterra a Parma. La nostra franchigia italiana del Benetton Treviso, che alle ore 21 in diretta su Sky giocherà il suo quarto di finale del Challenge Cup, la prima volta in assoluto che la squadra italiana arriva a questo punto, contro il francese Montpellier in Francia. E le 5 gare del top 10 del campionato d'eccellenza, che potranno essere viste sui canali Facebook e YouTube della Federazione Italiana Rugby. Detto questo, vi saluto a tutti, un abbraccio forte e andiamo avanti con la vostra palla ovale, andiamo avanti con questo nostro sport e buona fine settimana a tutti quanti. Sei in ascolto di RDA Radio 1, circuito Spreaker, dal tuo motore di ricerca. Puoi trovarci con un solo clic sul tuo PC, digitando www.spreaker.com/user/Roberto De Angelis. Musica, attualità e molto di più. RDA Radio 1, circuito Spreaker, la tua radio web.